Bentornati amici di Wall Street Italia, è online il numero di aprile, la storia di copertina interamente dedicata alla bolla del settore bancario, mentre la cover story, ovvero la storia di copertina, è dedicata all'ecosistema di Azimut che attraverso l'attività svolta nell'economia reale e nel fintech contribuisce allo sviluppo nel paese. Con Paolo Martini e Giorgio Medda, entrambi CEO di Azimut, abbiamo esaminato la strategia della società che coniuga il supporto alle PMI con l'opportunità di rendimento per gli investitori. Questa strategia ha permesso di sostenere lo sviluppo di 400 imprese italiane e la creazione di 50.000 nuovi posti di lavoro. Per quanto riguarda il dossier, questa volta intitolato La grande bolla dell'inflazione, prende in considerazione i possibili sviluppi per quanto riguarda l'andamento dell'inflazione, le prossime mosse delle banche centrali e gli inevitabili riflessi sui mondo degli investimenti. Abbiamo preso in considerazione anche gli effetti sui mutui stipulati per l'acquisto di un immobile da parte del 15% delle famiglie italiane. Non poteva mancare anche un focus sulle recenti crisi bancarie della Silicon Valley Bank e Credit Suisse, tensioni amplificate anche dai social network e dalla diffusione dei servizi bancari digitali, grazie ai quali è possibile trasferire ingenti somme di denaro senza ricorrere a lunghe file davanti agli sportelli. Infine abbiamo riproposto i consigli di Warren Buffett per investire nei momenti di elevata volatilità dei mercati finanziari. Mentre la copertina della sezione advisory è dedicata alla società di gestione francese Densa Finance, con Enrico Trassinelli, responsabile per l'Italia, abbiamo fatto il punto sui mercati e sulle strategie di investimento più indicate per i prossimi mesi. Per quanto riguarda la sezione Private Banking, apre con intervista a Stefania Pedroni di Intesa San Paolo Private Banking. Con la manager abbiamo fatto il punto sul mondo dell'arte per capire le tendenze del settore che continua a registrare quotazioni in crescita. Nella sezione Tax and Legal con Tina Gulli, titolare dello studio commercialista Gulli, abbiamo esaminato quali supporti possono fornire i commercialisti alle aziende e può rappresentare un vero e proprio valore aggiunto per la loro crescita. Una relazione fiduciaria da consolidare nel tempo con empatia e conoscenze. Anna Lambiase, fondatrice di Irtop, ha poi ricordato che l'esperienza positiva del mercato Euronext Growth Milan, ex AIM, dovrebbe far riflettere le PMI italiane nel valutare questo canale di finanza alternativa per la crescita, anche alla luce degli incentivi fiscali. Per quanto riguarda la sezione assicurazioni, con il presidente dell'Associazione Italiana dei Broker Assicurativi AIVA, Flavio Sestilli, abbiamo fatto il punto sul congresso dell'AIVA che si è tenuto alla fine di marzo a Roma. Dall'evento sono emersi nuovi spunti per il settore che deve tenere conto dei rischi legati al cambiamento climatico, vista la forte crescita degli eventi estremi. Nuovi rischi, ma anche nuove opportunità per il mondo dell'intermediazione assicurativa. E dunque siamo arrivati alla sezione investimenti. La sezione investimenti si apre con il decalogo stilato da Crypto & Co per non cadere vittime di una truffa sugli exchange di criptovalute e cosa fare se si incorre in una frode. Con la professoressa Silvia Vianello abbiamo poi fatto il punto sul settore tecnologico USA, la diminuzione della domanda di prodotti tecnologici e la concorrenza di nuovi operatori impone ai colossi high-tech di Wall Street di rivedere le loro strategie per il futuro. Abbiamo poi parlato dei nuovi certificati di Von Tobel scritti sui panieri settoriali o tematici e con elevata protezione del capitale. Inoltre, con Acepi abbiamo esaminato il funzionamento dei certificati benchmark e le loro principali differenze rispetto agli ETF. Nella sezione imprese, la cover story della sezione imprese si apre con la presentazione dell'evento Cosmo Pharma. Interconnessi sostenibili è il claim dell'edizione 23 dell'evento leader in Italia nell'ambito del healthcare e del beauty care che si terrà a Bologna Fiere dal 5 al 7 maggio. Da una ricerca di Deloitte emerge che senza uno sforzo condiviso il cambiamento climatico potrebbe imporre un pedaggio significativo alla vita delle persone e dell'economia mondiale nei prossimi decenni. In questo senso, la società di gestione del risparmio hanno colto la sfida. Gli esperti della società di consulenza hanno illustrato i passi da compiere per accelerare questo percorso. Nel settore immobiliare, infine nella sezione immobiliare, abbiamo fatto il punto sulle prospettive del real estate italiano per il 2023 con Daniele Palermo, presidente della rete di agenzie Tempo Casa.